Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale ad un nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere la nostra nuova PodMod. Vai Birillo, facci vedere. Allora, della Spire Coble. Una PodMod da 700 microampere, validissima. Piccolina. Piccolina, leggera. I recensori hanno detto che è una delle migliori del 2018. Una buona PodMod che si sente sia bene l'aroma, dura abbastanza, la ricarica è molto veloce. Ora andiamo a fare vedere da vicino e tirare qualche conclusione su questa boxettina PodMod del momento. Eccoci qua a far vedere cosa c'è sul terno del packaging di questa PodMod Coble della Spire. Ora andiamo a aprire la sua scatolina, tirare fuori. Al suo interno c'è un libretto manuale di istruzioni che ti spiega bene come va inizializzata in varie lingue, tutte le drip tip, ti spiega un po' la funzionalità della PodMod, un cavetto di ricarica micro USB e la box, la pod, eccola qui. Stile marmorizzato, molto leggera, facile da inizializzare e da fare partire. Si apre tirando la scatolina dove contiene la tank che contiene il liquido. Facilissimo, si apre da una parte, si va a fare il refill qui, che ora andremo a mettere in Messico. Che me lo apre Gabri. La box 700 microampere, si carica velocemente, si va a caricare con ci vuole un bocchino piccolino che si inserisce dentro alla tank. Ricarica, ci sta un ml8, si chiude, si dà una pulitina, si pulisce bene, si lascia 10 minuti un pochino per via che la resistenza si va a impregnare bene di liquido, a volte fa un pochino di bolle d'aria, si rimette al suo interno e dopo 10 minuti si può andare a cominciare a tirare, molto delicato, senza dare dei tiri troppo forti. È una bella boxettina. Ora andiamo a tirare qualche conclusione su questa boxetta e ci vediamo fra poco. Eccoci arrivati alle conclusioni finali di questa boxettina e alla prova di svapo. Andiamo a provare. Aroma, come lo senti? Tanta roba. Il peso leggerissimo. Non la sento neanche in mano. Poi è comodissimo, basta tirare. Senza, non ha tasti. Non ha tasti. Tipo... tanta roba. Si sente benissimo. Il tiro di guancia. Il Messico si sente da Dio. Io gli do un 10. Perché... funziona benissimo, ne vale un botto. È fatta bene, stile sì. Marmorizzato, spettacolare, leggerissima. Risponde sempre al tiro. Sì. Tutte le volte che tiri parte, parte. Non è che certe c'hanno tiro che gli manca, devi ripetere il tiro, invece qua come tiri, bam, parte. Ricordiamolo, presa da Svapo Caffè, Marina di Carrara, Molecciara e La Spezia, andatela a trovare. Allora, dalla taverna dello swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram. Veniteci a trovare, vi aspettiamo. Ciao! Ciao.